Caro signor Frankenstein, sono felice di informarvi che vostra figlia Victoria sta bene. L'ho incontrata ieri e le ho chiesto il perché di questo suo preoccupante silenzio e lei mi ha pregato di porvi le sue scuse e di assicurarvi che solo un lieve malessere, nulla di preoccupante, e la mole di studio le hanno impedito di scrivervi in questi mesi. Sento però il bisogno di mettervi a parte dei dubbi che mi attanagliano dal mio incontro con Victoria. Penso infatti che lei si sia fatta affascinare un po' troppo da questa disputa sull'elettricità animale. Durante tutto il nostro incontro non ha fatto altro che parlarmi di quel Galvani, quello studioso di Bologna che già da qualche tempo farnetica di elettricità animale e conduce terribili esperimenti sulle rane. Victoria ha passato l'intero pomeriggio vaneggiando su questi esperimenti, descrivendo con macabro entusiasmo gli esperimenti che lei stessa ha condotto su animali vari, vivi e morti. Mi ha poi trascinata in uno dei laboratori dell'università, mostrandomi un tavolo sul quale giaceva un corpo umano, a suo dire di una donna deceduta quella stessa mattina, cosa che mi ha turbata non poco. Il tavolo, mi ha detto, era di legno, elemento essenziale per il suo esperimento, poiché solo usando un piano non conduttore, esso può riuscire. Quando poi ho provato a sfiorare uno dei cavi attaccati al corpo, mi ha fermato, temendo che potessi in un qualche modo spostarli. I cavi, infatti, devono essere necessariamente collegati uno ai nervi cruciali del cadavere e l'altro ai muscoli. Dice che tali cavi, toccati con una lancetta di metallo mentre una macchina elettrica scocca una scintilla, causano delle forti contrazioni muscolari. Ma lei non si vuole limitare a ciò. Ha vaneggiato a lungo affermando di voler utilizzare l'elettricità dei fulmini, idea ripresa sempre da quel Galvani, per ridare vita a quel cadavere. Capite dunque la mia preoccupazione nello scrivervi. Per quanto apparentemente Victoria sembri in salute, i suoi discorsi sono quanto mai preoccupanti. Come può sperare di ridare la vita a un morto? È un'assurdità, quasi una blasfemia. Vostra, Clerval.